Federica Cesarini, terzo posto in semifinale, quindi finale centrata con un buon ritmo, visto dalle tribune la barca è andata bene e domani comunque si gareggia per una medaglia, perlomeno per essere tra le prime sei. Sì, esatto, è un grandissimo obiettivo essere entrati in finale, perché soprattutto gli equipaggi sono sempre più forti, sono sempre di più e noi comunque siamo una formazione nuova, quindi siamo fiduciose ancora di più verso il percorso che verrà da domani in poi. Come sono state le sensazioni in acqua anche nel nuovo ruolo di capovoga? Ma in realtà sì, è un po' sono ritornata diciamo al mio posto, però Varese è sempre bello perché ti regala delle velocità impressionanti, infatti siamo andate anche molto veloci e è uno dei miei laghi preferiti dal mio lago, quindi sono contenta di gareggiare qua. Ecco, dopo l'Europeo con Silvia Crosio passo avanti, comunque là era, la barca era rimasta fuori dalla finale di poco, aveva vinto la finale B e oggi invece passo avanti appunto. Sì, esatto, siamo rimaste fuori per poco, in realtà poi lì purtroppo siamo state un po' sfortunate dalla batteria, quindi poi ovviamente diciamo gli incroci delle semifinali dei recuperi sono andati un po' a nostra sfortuna, anche un po' qua all'inizio, però ci siamo diciamo risollevate bene e sono molto contenta perché alla fine quando un equipaggio è nuovo è importante gareggiare e soprattutto è anche importante sbagliare, quindi va bene così. Grazie, a domani. Ciao, a domani. Gabriel Soares, obiettivo centrato, l'idea era appunto quella di arrivare in finale domani, lo avete fatto nel doppio leggero vincendo anche la vostra semifinale, come avete affrontato questa gara di oggi? Con decisione, perché avevamo doppio equipaggio della Cina e doppio equipaggio dell'America, quindi eravamo in mezzo ad una guerra metaforicamente e insomma si vedeva che insomma dovevano scontrarsi tra di loro per dimostrare chi era l'equipaggio più forte, quindi c'è stato un combattimento interno e abbiamo cercato di toglierci fin da subito dai vari equipaggi, ce la siamo giocata fino alla fine con l'equipaggio della Cina e siamo riusciti a spuntarla guadagnandoci una posizione un pochino migliore tra le corsie domani. Ecco, a questo punto l'obiettivo si sposta sulla finale, con quale previsione, con quale volontà da parte vostra? Abbiamo contro la Svizzera, con cui ci siamo scontrati all'Europeo, ci hanno battuto di circa un secondo e quindi vogliamo insomma confrontarci un'altra volta, magari prenderci una piccola rivincita, però insomma tutto da definirsi domani, puntiamo a vincere ovviamente. Ecco, è una bella responsabilità perché qui a Varese il doppio leggero è sinonimo di Elia Luini per tanti anni su questa barca. La quindi, leggenda. Esatto, quindi è bello anche ritrovare un equipaggio come il vostro qua a Varese in questa posizione. Elia Luini, mandaci energie, mi raccomando, facci il tifo. Grazie, a domani. A domani.